bestemmiando, perché no, non ho detto una bestemmia, stranamente, perché non stavo per fare il biglietto del treno, ho detto vabbè, ma chi se ne frega, non ho voglia di sprecare soldi. Salve a tutti, puntata di onorato di lunedì 3 aprile, ho dovuto pensare quello che ho detto ieri, quando andate a vedere la puntata precedente per capire perché. Sto tornando a casa, devo dire che si è rifatto freschetto, è un colpo di coda di freddo. Oggi c'è una tramontanina proprio gelata e quindi sole bello pieno ma freddo. Volta sì, ok, l'abbiamo fatta. Giornata che oggi era iniziata particolarmente, aspetta, forse, ok, capellino meglio, vabbè, devo pulirlo con lo straccetto, lo farò, sì, perché ho telefonato e per cui si è sporcata la telecamera. Allora, diciamo, non vorrei diversamente buono qui. È una partita un po' così sta giornata, nel senso, che purtroppo, guardate questa merda, è uno schifo, spero di averlo inquadrato, cioè veramente uno schifo, vabbè. Molto basso. Allora, dicevo, oggi giornata freddina, perché ecco, perché questa tramontana ha praticamente buttato via tutte le nuvole, però è particolarmente fredda. Il problema è che entri in alcune sedi. Io sono entrato stamattina subito in una, pareva di stare dentro una sauna praticamente, ho cominciato a grondare, veramente troppo caldo, e quindi vabbè, e quindi ho risposto così. C'è uno spot in cui c'è una signora, ho fatto andare un pelino più piano perché tanto fare che corriera, cioè alle 7:05. Non vi faccio vedere l'ora, tanto mezzo accennato, perché tanto oggi ho fatto meno, credo di aver recuperato qualche ora, spero di aver recuperato qualche ora, e quindi vabbè, adesso mi metterò io che è sole, sono fra 2 secondi, non vedrò più una fava, e voilà, ce l'ho fatta. Avete visto un gioco di prestigio. Ora però io non vedo più niente, perché non so più nemmeno quanto sto registrando, e sì, perché sono polarizzati, e poi andatevi a vedere le puntate precedenti. Ah, proprio sono preciso, altezza occhi, vedrò tantissimo, e dicevo, e quindi diciamo giornata, insomma, produzione, soltanto che credo che stiano facendo lavori, guardate una roba che effettivamente non vedrete mai, che ne so, a Torino, Roma, Milano, New York, Tokyo, via discorrendo. Fatto di qua c'è il servizio Wonder. E dicevamo, e quindi insomma, ecco, quindi
c'ho, diciamo, l'impianto che secondo me stanno facendo lavoro, e che ogni tanto parte la produzione, cioè sole come oggi a Piero, i punti in bianco, vedi che i pannelli non producono più un cazzo, la batteria ce l'hai piena, però stai prendendo dall'Eni, non si è capito perché. Oggi proprio ho visto proprio a un certo punto proprio zero prendere dall'Enel, poi a un certo punto come attivarsi la il la però non so se hai sentito del attivarsi l'impianto fotovoltaico e quindi partire piano piano, zero qualcosa, zero fino ad arrivare kilowatt due, cioè piano piano crescere, va. Cioè non penso proprio sia passata una nuvola, cioè era sostanzialmente così, e poi proprio misteri che non sappiamo, per cui io credo, spero che stiano facendo lavori su aggiornamenti software, magari anche degli stessi inverter, non solo dell'app, e quindi voglio sperare che sia questo. Però certo che, insomma, per dire, oggi 300 watt ce li potevano anche risparmiare, ecco, dico, per carità, non è che siamo andati falliti, però insomma intanto su 0,22 al kilowattora, ecco, sì. Spero di averle inquadrate, e quindi vabbè, e quindi questo, ora non vedo più proprio niente, proprio c'è altezza occhi di gatto, praticamente vedo come, credo veda, come si chiama, e bocelli, cioè vedo ombre praticamente, non vedo persone, e quindi vabbè, e quindi questo, vedo ombre, lo so che ho detto qua ombre sta anche per altro, no quelli no. Allora, avevo un po' mezzo annunciato e poi dopo mi sono bloccato, quindi adesso magari lo ripetiamo, cioè lo ripetiamo, diciamo proprio. Praticamente questa giornata stava per iniziare abbastanza male, perché io mi sono alzato non prestissimo, perché oggi potevo, insomma, alzarmi un po' più tardi, anche perché domani ci alzeremo destino, perché domani c'è sia della mia compagna che c'ha una, come si chiama, viene una visita, ma non è il sabato, non so se è stato chiuso di lunedì, forse presto, vabbè, viene una visita, ma non è una visita, vabbè, porca troia, vabbè, insomma, un controllo, una roba, insomma, ecco, medica, che ora non mi viene il termine esatto, e un esame, ecco, un esame medico, e quindi, sì, purtroppo devo dar retta, il dermatologo ha detto che devo mettere un cappello, io non gli do retta, e invece forse è la cosa più, come mai non c'è un mezzo a corriera, preoccupante, e vabbè, quindi insomma, insomma c'è un esame diagnostico, quindi toccherà purtroppo il 24, non so dove va, non qui, e quindi vabbè, quindi insomma domani ci alzeremo presto, oggi no, e che è successo? Che praticamente mi sono trovato nella spiacevole situazione di alzarmi, guardare il telefono e praticamente trovare che è successo un disastro, ecco, quindi è successo un disastro, ma il pick up non si ferma più qua, pare che si fermi qua adesso, vabbè,
buona sapersi. E quindi il capo non è proprio di Nick, è la corriera, insomma, che si ferma, si chiama così. Brutto suono. E quindi niente, quindi adesso che succede? Che praticamente ho aperto il telefono e ho visto, insomma, che era successo un po' un cazzotto. Quindi, insomma, sono partito leggermente prima rispetto a quello che avevo preventivato di fare, proprio perché cercare di, poi dopo nel frattempo che andavo, se il collega si vede un attimo calmato, perché secondo me era andato un attimo fuori da, insomma, era un attimo, come si suol dire, impanicato, secondo me. Secondo me è andato un po', ecco, il mio collega, vi posso garantire, è migliorato tantissimo, ma veramente tanto, rispetto a quando è arrivato, anche perché comunque non è stupido, una persona comunque intelligente, per cui ha veramente fatto tanto, e spero con tutto il cuore che si riesca a trovare il modo di farlo passare a tempo indeterminato, perché se lo merita, perché veramente è bravo. Però però c'è un piccolo neo che io spero con tutto il cuore che vabbè, c'è da dire una roba: uno certe cose le può imparare, certe volte le può controllare, certe volte altre, diciamo, se ci nasce invece avvantaggiato. Io non credo di essere nato MacGyver, però c'è da dire, insomma, che forse sarà anche un po' diciamo la famiglia mia, insomma, che è abituato a rabbattarsi da anni, da sempre, e quindi forse per quello, diciamo, che fra virgolette ci sono venuto su, ecco. Però diciamoci che insomma l'arte di arrangiarsi è sempre stata, ecco. Però sì, probabilmente c'è anche da dire che forse ho più esperienza di lui da questo punto di vista. Spero primo questo e magari con il tempo, secondo forse l'idea di fare una sorta di corso, di qualcosa di essere di problem solving e soprattutto gestione dello stress, ecco. Perché diciamo che, ecco, questa è un po' la sua pecca, che vedo che insomma si impanica facilmente, e purtroppo nel nostro ambito, se vai nel panico è una tragedia, perché purtroppo devi, anche se ti trovi in una situazione in cui non vai un cazzo, devi avere un attimo di lucidità, di trovare una soluzione il prima possibile. Per carità, l'ha trovata, sia ben chiaro, non è che è andato, oddio, ecco. Però insomma, ecco, vabbè. Quindi questo, e basta. E quindi vabbè, sono arrivato un pochettino prima, ma vabbè, insomma, no, certo non è stata una grossa tragedia. Poi insomma, dopo era risolto tutto, semplicemente attaccando e staccando un cavo, almeno così lui dice, vabbè, e niente, quindi andava così. Adesso io stavo vedendo, poi chiudo questa puntata, anche perché credo che stia arrivando al corriere, e ovviamente, siccome vi dicevo il problema è quello lì delle lampade, l'ho fatto vedere credo sabato, e nella puntata di sabato scorso, ho trovato che purtroppo sembrerebbe che solo la Philips, ma poi vedrò se ci esistono altre cose, produce una sorta di lampade tipo retro con vivo filamento, anche se sono a LED, che sì, è lui, che praticamente non fa, che praticamente, ecco, fa l'effetto tipo lampadina classica, anche se non lo è. Ecco, se purtroppo è solo questa, ahimè, ha solo il wifi, quindi già quello è un problema. Sedili rossi. E quindi
primo è un peccato perché dopo aver comprato tutte queste lampadine, ecco, trovare, sì, perché con le lampade normali ovviamente quel problema non si verifica, ecco, solo con quelle a LED, quelle smart ancora peggio, però quelle a LED pure, questo è il problema, e con le lampade normali no, quelle insomma a filamento, per capirsi, sono sotto onda, insomma, ecco, quelle non fa quel problema purtroppo, però sto vedendo insomma questa simile, ma ahimè, uno, costano tanto di più, due, sono di un'altra marca, quindi mi tocca dopo eventualmente, e poi oltretutto non sono tanto smart, cioè sono comandabili con Bluetooth e non si collegano con Wi-Fi. Che strazio, vabbè. Che dirvi, io a questo punto direi che vi saluto e noi ci vediamo alla prossima volta. Cioè comunque continuo prima a vedere e poi dopo valuterò. Ciao.